Salve a tutti, con questo webinar sul tema della classe al web vogliamo puntualizzare l'importanza di mettere sul web il materiale di classe anche senza una piattaforma ma con una bacheca digitale autocostruita. In questa impresa mi faccio aiutare dall'eccellentissima maestra Irene, che ha realizzato un esempio concreto di questo tipo di didattica in una scuola primaria. La maestra Irene ha fatto un lavoro eccezionale che adesso vi spiegherà e quello che a me interessa moltissimo sottolineare è che non è un lavoro didattico, come dire, fuori della norma, ma è dentro la norma all'interno del sito d'istituto della sua scuola, che è questa qui, e che è un lavoro che ormai si protrae da anni e quindi lei ci potrà sicuramente illustrare i contorni e i punti di forza, di debolezza e le criticità che ci sono. Come sapete ci saranno altri webinar in questo corso, ma ritengo che questo sia molto importante perché se parliamo di innovazione didattica e il digitale lo utilizziamo come grande risorsa, non possiamo fare a meno di trovare la maniera di dialogare con i nostri ragazzi. Non è antitetico all'idea di una piattaforma d'istituto, ma è un compendio che può produrre dei materiali per essere nella piattaforma. Quindi adesso do la parola alla maestra Irene, la presento, anzi si presenta da sola. E poi toccheremo alcuni temi che abbiamo concordato prima di iniziare circa a metà webinar a creare una simulazione di sito, cioè creeremo un sito su questa piattaforma che è molto semplice da usare. Ecco, quindi per metà tempo sarà dedicato appunto alla descrizione didattica, come farlo, dove arrivare e perché fare. E poi lo faremo insieme. Sarà un po' un dialogo a più voci e speriamo di essere esaustivi. Allora, grazie a Maestra Rene di avermi aiutato e iniziamo dall'istituto. Allora, come vedete, ciao a tutti, sono Irene, non sono un'insegnante di scuola primaria come tanti di voi e il mio lavoro con il sito è partito da una domanda, cioè come potevo fare per avvicinare il mio modo di fare didattica a quello che è la visione dei bambini di oggi, soprattutto perché nelle classi che ho, insomma, questi bambini sono sempre immersi in una realtà che è fatta di immagini, di stimoli vari e quindi volevo riuscire a trovare una modalità che fosse più vicina a loro e in questo modo riuscire anche a motivarli e ad agganciare il loro interesse e aumentare la loro motivazione. Come diceva Francesco Fosillo, io lavoro nell'Istituto Comprensivo di Bussolengo. E all'interno dell'istituto, della voce insomma, scuola primaria, bene in Montresor, trovate appunto il sito di classe. Ecco, all'interno di tutti i vari articoli pubblicati di notizie che riguardano la scuola, c'è proprio il sito delle classi prime C e D. Ecco, eccolo qua. Questo è come si presenta. Molto semplice perché ecco anche qui la grafica deve essere fruibile e l'attenzione non deve essere sviata da troppi insomma troppi stimoli visivi. Ho imparato appunto con l'esperienza che la semplicità è la cosa migliore. Subito l'impatto vuol dire molto, riuscire a trovare quello che si cerca senza essere sviati da troppi input. Allora, questa l'impaginazione che vedete che ho scelto ha questa immagine in alto e a sinistra trovate tutte queste belle etichette, questi tastoni.
diciamo, che riportano il passato, quindi le classi che ho fatto, insomma, le due classi precedenti, la quarta B e la quinta B. E da quest'anno sto seguendo due classi prime per l'italiano e l'inglese, anche attività di arte e altri progetti di plesso. Quindi Scusa una possiamo. domanda, Sì. siccome noi stiamo facendo questo webinar Sì. per dei coordinatori delle attività di sostegno, e quindi non sono solo insegnanti di sostegno, sono insegnanti di classe, ma tu sei un insegnante di sostegno? No. Sei un insegnante di classe? Sì. E allora questa cosa l'hai fatta pensando che potesse interagire ed includere anche i ragazzini? Certo, Quindi anche sì. questo concetto che viene fuori appunto è che non è l'attività di sostegno inclusiva, è l'attività di classe inclusiva. Sì, perché tutti, come si vede qui da questa immagine che ho scelto, perché nella nostra scuola hanno i grembiuli blu, ma tutti fanno parte della classe e tutti trovano spazio nel sito per il loro lavoro, nei loro lavori che vengono pubblicati. Quindi si entra. Ecco, quindi bisogna dare consenso alla privacy e ho scelto appunto questo, poi vi spiegherà Francesco, questo template che si chiama Madrid e qui vedete sulla sinistra questi tastoni che corrispondono insomma a un diagramma d'albero come. Cliccando su questa più, voi vedete che cosa ho pubblicato dalla voce sotto la voce prima C, prima D. Ad esempio, consonanti, tutto il lavoro di quest'anno diciamo, si è sviluppato mano a mano seguendo l'ordine in cui apprendevano le consonanti. Quindi, ad esempio, abbiamo iniziato con la M, ogni consonante veniva abbinato a un video, un brano musicale, l'ascolto di appunto questo bambino che suona, oppure un video che è stato osservato dai bambini e dopo ne abbiamo parlato assieme, è stato un momento per insomma, confrontarci, capire i loro pensieri riguardo a un piccolo brano, ossia un piccolo filmato di animazione che voleva trasmettere appunto a loro dei messaggi. Lo stesso con la R, ho scelto un filmato che è stato premiato appunto per i suoi contenuti e come vedete poi ci sono anche insomma brani karaoke perché man mano che si impara a leggere è anche avere uno stimolo per cui mentre si canta si segue il brano musicale è simpatico. Una domanda, Sì. che è il motivo per cui siamo qui a fare questo webinar dalla classe al web. Sì. Queste attività Sì. Sì. sono attività solo di sito o sono quello che si fa in classe? Allora, no, sono anche quello che si fa in classe, perché ad esempio, come vedete qui, quando abbiamo presentato la lettera B, hanno visto il video di questo artista, che parla appunto di questi bestioni nel prato, però abbiamo anche realizzato, un libro balenoso, perché la maestra ha letto in classe la storia dell'arcobalena e quindi, poi hanno realizzato questo libro, fatto appunto con le foto molto semplici, che cosa ho fatto? Ho fotografato le pagine dei quaderni dove loro parlavano della storia, di quello che era piaciuto, del momento più bello, insomma, adesso magari qui riusciamo a vedere ecco, i vari momenti della storia. E che cosa è importante? Che poi loro ritrovano i loro disegni e quindi hanno una grande soddisfazione perché tutti noi, diciamo, a noi piace mostrare agli altri quello che è il frutto del nostro E anche i lavoro bambini. e anche i Ti fermo bambini. per una questione anche tecnica. No, no, non Ah, uscire. ok. Allora, come si vede, c'è il sito, ma a fianco siamo in un drive di Google, cioè non si può fare un sito se non si fa un deposito didattico che contiene il materiale di sito. Allora, la scelta è stata quella di utilizzare il drive di Google, 15 giga gratuiti di materiali e moltissime
moltissimi video. Io ho visto il collegamento a YouTube, eccolo qua, questo è un collegamento diretto a YouTube, Sì. che restano là dove sono, quindi il consumo, diciamo, della drive non è, non c'è. Quindi l'attività didattica su un sito web non può funzionare se non ha un luogo che è il deposito dei materiali. Alcuni Certo. materiali il sistema, cioè Jimdo che useremo, li raccoglie e li tiene, altri bisogna imparare anche a gestire un hard drive. L'hard drive di Google permette appunto la presentazione. Qua siamo nella modalità presentazione di Google. E Irene ha usato il sistema di presentazione di Google, che è praticamente uguale a un Impress, Sì. Sì. assomiglia in maniera sfacciata anche a PowerPoint. Chi sa usare un sistema di presentazione lo sa usare tranquillamente. Ecco, se basta andare in modifica e si dovrebbero vedere i sistemi di modifica. Comunque, torniamo qua. Deposito esterno, lavoro di classe. I ragazzini si ritrovano a casa quello che è stato fatto a scuola, lo possono rivedere, lo possono riflettere di nuovo, lo possono mostrare anche ai loro genitori, ai loro compagni. Questo valore è un valore che alza la motivazione, o no? Certo, anche perché loro sono molto, appunto, molto orgogliosi di mostrare quello che è stato fatto in classe e soprattutto quello a cui insisto anche con loro, cerco di far passare che quello che è sul quaderno di uno non vale tanto quanto vedere tutto il lavoro insieme, perché quando il lavoro è insieme il valore che assume è tantissimo. Ecco, altri lavori, non so che potrei fargli Quindi adesso hai toccato un mostrare. altro argomento sul discorso Sì, dell'inclusione. Il sì. sito è anche un luogo per raccogliere le varie risorse fatte dai ragazzini. Cioè, c'è chi Certo. può fare un disegno, c'è chi può scrivere, chi può fare qualcosa, ma tutti contribuiscono a questo campo d'azione che è il sito. Sì. Quindi tutti possono trovare uno spazio, anche il disabile, facendo un disegno oppure Certo, cantando la sua canzoncina e ecco. mostrarlo agli altri. Esatto, e adesso prima appunto avete visto questa la presentazione, la stessa modalità ho scelto anche per un altro lavoro molto bello che era un progetto di plesso, veniva il teatro a scuola, quindi loro hanno visto questo spettacolo e tutte e due le classi poi hanno realizzato i disegni di quello che a loro era piaciuto di più di quello che gli era piaciuto di più Dell'attività. dell'attività. Allora, Non qua so torniamo a un'altra perché. questione tecnica. Google Drive per contenere i materiali, un telefonino per scattare delle foto Sì, esatto. e Abbiamo il visto. sito e un po' di competenza per farlo. Questo è l'humus che serve per creare questa occasione. Un'altra domanda, qui c'è tutta la didattica o qualcosa di quello che viene fatto in classe? Come fai a scegliere le cose da mettere dentro piuttosto di altre che... Lì dipende anche appunto dai tempi e da quelle che sono le attività che si prestano maggiormente in quel momento dell'attività didattica. Per esempio, loro hanno imparato a scrivere, ormai siamo verso la fine dell'anno, e allora siamo arrivati alla stagione della primavera, ad esempio, abbiamo realizzato sempre. Questo è un libro da sfogliare, ma è molto facile, insomma, da realizzare. È un PDF caricato su questo programma che si chiama Ublisher e qui, sempre gratuito. Ecco, non mi si... Ecco, No. comunque, insomma, le pagine sono tutte disegni, Che sono si tutti dovrebbero disegni che sfogliare. si dovrebbero No, sfogliare, non si solo che... sfogliano perché questo qui non abbiamo aggiornato col flash. Ah, Quindi lascia ok. Ah, perdere. ok, scusate. Bene. Quindi torniamo un attimo sulla principale CD. Ecco. Quanto impegna tenere aggiornato un sito di classe? Lo fai a casa o lo fai a scuola? No, lo faccio sempre a casa, ovviamente, però sì, magari ecco, lo aggiorno settimanalmente, ecco, un'oretta alla settimana come Quindi un'oretta alla minimo. settimana Sì. è Sì, sufficiente.
Sì, E questo, adesso. il sito di classe è solo una cosa passiva, nel senso che viene fatto per mostrarlo, o anche attiva come attività didattica quando sei in classe, guardi il sito, guardi il video e ti serve per fare le cose di classe. Cioè, a casa tutti i maestri e gli insegnanti preparano dei materiali, usano il loro tempo di casa. Ecco. Il sito ti funziona anche come preparazione materiale per scuola oppure serve solo per l'esterno, per essere visto fuori? Allora, faccio un passettino indietro rispetto alla domanda che mi hai fatto. Allora, il sito serve per essere principalmente usato in classe, ma non soltanto nell'aula prima C, nell'aula prima D, ma anche nel laboratorio di informatica. Io ci tengo tanto a questo e a questo il sito serve. Perché nel momento in cui noi andiamo in laboratorio, io ho fatto una ricerca, io ho fatto una selezione di siti che ritengo validissimi e gli esercizi, diciamo, che avrei fatto fino a qualche tempo fa in fotocopia, non li faccio in fotocopia, ma li faccio nel laboratorio di informatica, cerco di scendere con loro almeno una volta alla settimana. E qui possono Scusa, esercitarsi. Sì. laboratorio che ha su di Linux, Sì. che è software libero. Sì. Ci tengo a dirlo, tutto questo si fa con software libero, non si spende una lira, giusto o sbagliato? Sì, questi sono dei collegamenti comunque Sì. che ho selezionato e quello che appunto ci tengo a dire è che non siamo sempre in classe e quello, il momento in cui i bambini possono scendere e vedere i loro lavori, ma anche esercitarsi utilizzando ad esempio altri siti, come dicevo prima, che comunque sono frutto Tutto di una questo. ricerca, sì, ma anche di una selezione e ad esempio noi da poco abbiamo avuto gli Invalsi, no? Questo ad esempio ve lo mostro 2 secondi, è molto molto bello perché intanto per la lingua italiana, ad esempio, nella classe prima loro possono vedere, inserendo il loro nome, fare l'esercizio in cui ad esempio devono mettere, ecco, la parolina riordinando le sillabine, eccetera, eccetera, e alla fine viene dato un report dei risultati in tempo reale. Quindi loro sono contenti di vedere quanto è Fantastico. giusto e quanto è sbagliato, dove hanno sbagliato, perché viene anche riportato questo. Ecco, e quindi anche comunque vedere e sfogliare quello che hanno Allora, fatto. questo si può dire che non è tempo rubato alla vita privata, perché ti serve in classe, l'avresti comunque usato a casa per preparare dei materiali, solo che magari invece di essere schede da fotocopiare sono materiali che poi potrebbero anche finire in fotocopia, non è detto, però sono materiali d'uso all'interno della classe che ti conducono alla didattica. Ecco, a casa io ad esempio ho dato questo fine settimana esercitarsi in inglese. Allora, in inglese ho selezionato questa pagina, molto interessante perché sono delle flashcards e abbinati a queste ci sono altri giochi, sono lavori di maestre che sono messi a disposizione di altri insegnanti come siamo noi e quindi si possono fare questi esercizi, diciamo. Riportando e avendo un percorso di esercizio dal flashcard in cui vedono l'immagine. Quindi il sito è un modo per utilizzare le risorse del web anche, cioè le risorse del web, indirizzare i ragazzini verso cose virtuose, diciamo, e ci terrei anche a dirlo che questo tipo di sito fatto con Jimdo si uniforma anche su tablet e smartphone. Quindi chi fa sito di classe con questo strumento, poi lo... Se il bambino è in pizzeria col genitore, si può riguardare il video del È vero, coccodrillo o cosa. È una cosa che direi abbastanza importante piuttosto di vedere i bambini correre con le dita sul tab. infatti l'elenco che avevate visto prima di tutte le attività fatte con le consonanti oppure adesso con i suoni duri e dolci è abbinato anche alle canzoni e voi sapete che le canzoni sono un veicolo eccezionale. L'ultima cosa che ad esempio ho provato a fare con loro, da un video, mostrato di 4 minuti, ecco, loro adesso hanno imparato a scrivere
hanno scritto le loro frasette sul quaderno, però la loro frase adesso è nel sito. Adesso per la prima volta questa settimana loro hanno potuto scrivere fisicamente, immediatamente dentro nel sito, come? Allora, vedete qui sotto al video del bambino che si intitola Questo l'altro paio, lo abbiamo visto insieme, ne abbiamo parlato, loro hanno scritto delle frasi a commento e in laboratorio, ecco qui, I queste sono commenti. le loro frasi. Frasi scritte sul quaderno, siamo scesi in laboratorio e loro adesso le possono leggere e quindi tutti possono leggere la frase dei compagni pubblicata direttamente nel sito. Ecco, questa è un'altra, diciamo, risorsa molto, molto bella di Jimdo, cioè il creare si chiama blog. Una paginetta e la cosa bella è che diventa appunto uno strumento diretto di partecipazione all'interno del sito. Volevo far Ecco. notare una cosa che hai fatto qua, area riservata, Sì. perché una delle critiche che ho sentito anche la settimana scorsa, sono stato a fare un corso a Roma, è che i colleghi hanno paura e preoccupati di ciò che succede con le foto, le immagini e quant'altro. Sì. Allora, tu e anche nel mio sito l'ho Sì. risolta con l'area riservata, cioè in Sì. area riservata. Sì, attraverso una password le famiglie possono accedere e vedere le loro foto, le loro cose. Questo sito in realtà è una vetrina didattica, non mostra i Sì. ragazzini, No, non dice infatti non niente ci di sono foto, personale non ci sono foto. e si è risolta la questione mettendo in area riservata tutto ciò che ha a che vedere direttamente con nome, non nome e cognome, ma perlomeno i volti e le attività personali. Questo è un sito gratuito, quindi area riservata ne ha una, con 60 euro ci sono 1000 aree riservate volendo. Ok, è più Sì, è più si presta facile, più però c'è da facile. dire che dalla pagina area riservata posso fare le sottopagine, area riservata di italiano, di matematica, di storia e geografia. Se io Sì. voglio mettere il tema del bambino Pierino, Sì. posso fare la pagina Sì. di lettere. Oppure mi ricollego a questo, anche io ho avuto questo problema invece di pubblicare senza ponendo la riservatezza dei volti, ad esempio dei ragazzini, un lavoro che è stato fatto e che mi interessava che potesse essere visto appunto senza passare dall'area riservata, che cosa ho fatto? Non ho fatto altro che coprire, che si può fare con un programma che è software libero, lo trovate su Sancoré. Ho preso le immagini e le ho coperte con i disegni delle stelline, per esempio, sui volti dei bambini. Ecco, questo lavoro qua, perché appunto mi sono posta questo problema. Ecco, anche qui non c'è. Comunque, i volti sono stati coperti grazie all'uso di questo software, era un PDF e l'ho modificato su Sancoré mettendo le stelline sui Hai volti, usato ecco. Sancoré come, Sì. come Come si una dice, elaboratore di risorsa, immagini. elaborato, sì, l'ho trasformato in una presentazione in PDF, Sancoré carica i PDF, come E sapete dopo ho se avete, e sovrapposto avevo delle sovrapposto cose. delle immagini di stelline, quindi ho risolto in questo modo, Beh, sì. allora qua tocchiamo anche un'altra questione, che chi fa un sito minimamente si allarga all'uso di altri software. Uno deve Certo. saper usare le piattaforme, saper usare un telefonino e tant'altro. Sì. Adesso, prima di finire la descrizione dei siti didattici, vorrei fare alcune domande alla Irene. Gli faccio Sì. anch'io il sito della mia classe, però, come dire, lei lo fa da vari anni in una primaria, io faccio in una secondaria. Poi farò vedere anche un po' il mio, però prima vorrei chiederti, come viene vissuto dai bambini questa cosa, il sito di classe? Cioè, loro lo vivono come una normale attività, come una cosa stravagante, estranea, come... Ecco, sì, per cominciare l'attività del mattino, ormai il sito, diciamo, è diventata la procedura normale, come dire, l'accoglienza del mattino parte sempre Quindi c'è la aprendo il routine di sito, la accoglienza. routine di accoglienza, esatto, la routine di accoglienza parte una delle due classi, ho la LIM, nell'altra invece ho un computer attaccato a internet con un proiettore.
E la routine del mattino inizia, ad esempio, da una canzoncina, dalla canzoncina che c'è sul sito, o dal fatto che, ad esempio, vogliamo rispolverare le regolette per stare bene insieme. Allora, lo facciamo molto spesso. Le regole per stare bene insieme non sono appese al muro, ma vengono interiorizzate anche attraverso la ripetizione, perché mi sono detta come funziona la pubblicità, perché noi ricordiamo tutte le cose della Pensiero pubblicità. linguaggio. Perché, e sì, è un continuo anche Il titolo ripetere. di un testo di Vygotsky. Ecco, No, comunque no. abbiamo avuto, per accogliere i bambini dell'infanzia, ho pubblicato questa canzoncina che abbiamo ripetuto insieme, attraverso la quale insomma, veicola dei messaggi molto simpatici. In inglese rispolveriamo le regole di come si sta bene insieme, lo stesso qui la Margherita delle parole di cortesia, di gentilezza. Ecco, queste cose sono state fatte tempo fa, ma come dicevo prima, fanno parte della routine quotidiana, quindi la canzoncina che ci dice come si sta insieme. Ecco, è così, una pratica costante. Cioè, il sito per loro fa parte della normale vita di classe, cioè fa parte della didattica quotidiana. Ecco, è il mio canovaccio, è il nostro canovaccio, il quaderno Quindi di tutti. alla fine è diventato, come dire, il centro Sì, di gravità permanente. è la nostra piattaforma, perché lì dentro convergono e poi escono Tante tante attività e tante attività. emozioni. A Sì. proposito di quello che ha detto adesso Irene, vorrei riportare una delle relazioni del convegno che si è appena tenuto del CNIS a Monza. Dove siamo stati intrattenuti sulla terapia del sorriso, come è importante agire a scuola con un sorriso, con una routine e come apre credito nella mente dei bambini piuttosto che con la serietà, l'interrogazione, che non sono imputati sti bambini, in realtà sono lì per imparare e quanto è importante. Forse avete capito perché la Irene ho chiesto di far parte di questo webinar perché è veramente speciale. E i genitori come vivono il sito? Cioè, che risposte hai avuto? Adesso ci sono vari anni di azione, quindi cioè, hai la prima, la quarta, quindi Sì, bisogna tornare qui. Allora, per tornare in quello, diciamo, qua. Dunque, 3 anni di azione, giusto? sono 3 anni di azione. Sì, aspetta che stavo vedendo. No, questo è l'home. Come lo vivono i genitori? Allora, i genitori diciamo così, anche per loro piano piano è diventato parte della loro normale visione di questa classe, di queste attività. Anzi, è bello il fatto che comunque mi chiedono se hanno dei problemi, anche attraverso la rappresentante di classe, si interessano, mi danno conferma del fatto che hanno visionato. E ad esempio, cogliendo un suggerimento di Francesco, avevo qualche tempo dopo, qualche mese dopo averlo avviato, avevo messo qui in basso, in basso, in basso, un contatore delle visite. Si vede, adesso non si riesce ad andare fino in fondo, comunque non importa. Sì che si C'è riesce. un contatore delle visite da quando è stato attivato e quindi è interessante perché, ecco, eccoci qua. Quindi da quando è stato avviato abbiamo superato le 15.000 visite e questo insomma è il report 8.400 di quest'anno. Ecco, quindi vuol dire che il sito comunque è usato, è visionato, è visto, Bene. insomma, c'è anche la possibilità di avere una verifica, Una insomma, verifica ecco. su questo. Sì. E adesso ci resterebbe di affrontare il come si fa a farlo, però vorrei far vedere anche uno dei miei siti. Io il primo sito l'ho fatto nel 2006 e già allora mi sono accorto, è un altro tipo di navigazione, no, qua, questo. L'importanza e la forza del dialogo digitale. Qua invece siamo alle medie, questa è una seconda e questa è una terza. Quello che mi interessa mostrare, so, per esempio, mostro questa della terza B, è che il sito può raccogliere anche delle video lezioni.
Oltre che l'attività, qui non c'era problema della privacy perché abbiamo tutti quanti, i genitori avevano tutti quanti firmato l'accettazione all'uso delle immagini. E per esempio voglio farvi vedere questo, una video lezione, una lavagna di gesso che diventa interattiva. Come vedete, il nostro amico Riccardo fa un'espressione algebrica e l'abbiamo semplicemente filmata e montata sul sito. Sì, anch'io ho Questa utilizzato la stessa questo cosa, per e quindi la l'inclusione lavagna anche per l'inclusione, cioè è diventata interattiva. Cosa è dare successo? una Che a casa possibilità. hanno potuto rivedersi con calma, con calma, con calma il problema dell'algebra e alla fine ha dato ottimi risultati. Le mie video lezioni sono sul mio canale YouTube ed è incredibile la quantità di persone che transitano a vedere le video lezioni. Cioè in questo momento ho 200.000 visite, ma non perché sono belle. Perché sono utili? Utili, Perché sono utili? sì. A proposito di visite, sì, la gente poi le va a vedere. Questi sono invece i siti di quest'anno. Noi abbiamo scelto una navigazione, laterale. Per esempio, noi mettiamo proprio la didattica quotidiana, online con le video lezioni. Da studiare a casa, da trovare domande, quindi l'opportunità per chi studia sul libro e per chi studia non sul libro, insomma, no, con un Sì. linguaggio divergente, un linguaggio che usa le immagini, Sì. che usa anche i video. Sul sito mettiamo anche tante video lezioni fatte da noi sotto forma di mappa concettuale e qua ci si perde più tempo. Io però sono insegnante di sostegno e intendo con queste attività essere compensativo alle difficoltà della classe, cioè io produco mappe che va bene per il ragazzo in difficoltà che mi è Sì. stato assegnato, ma anche per tutta l'altra combricola, perché nelle classi italiane oggi ci sono tranquillamente altri due dislessici, una Sì. Certo. tunisina, un marocchino, un kosovaro e aspetta, in questa classe sono 19, insomma Io ho dei cinesi in classe. Quindi, Ecco. per esempio, la didattica si può portare anche così, cioè Sì. le cose che facciamo noi. E devo dire la verità, non è che mi occupa tanto tempo perché basta. Sì, allora, il fatto di pubblicare una notizia con la foto e il link, diciamo, è una cosa veloce. Più complessa è la gestione delle foto quando si vuole, per esempio, caricare della documentazione fotografica. Ho visto come, insomma, vi porto la mia esperienza dopo 3 anni che ci lavoro, è molto più semplice e più veloce. Se avete uno smartphone sempre con voi, Fotografare. fotografare, si può scaricare anche sul telefono, si può scaricare molto semplicemente l'app di Google, quindi avere le presentazioni in cui si incamerano direttamente le fotografie. Quindi basta dopo, una volta che si è arrivati a casa, rielaborare molto facilmente la presentazione e abbinare il link. Quindi, anche questo consente di velocizzare i tempi, ecco, perché come la cosa, diciamo, che ho trovato più lunga è proprio la gestione delle foto. E invece quello che ho trovato più utile e immediatamente spendibile è proprio questo che dicevo prima, cioè il fatto che poi tutta la classe, i bambini si sentano protagonisti nel momento in cui possono utilizzare il sito come una stradina da percorrere, dove loro attraverso questi semplici passaggi da maestra Irene, poi la classe prima CD, le consonanti, gli esercizi, vanno a trovare quello che è l'argomento del giorno e quello che è l'esercizio da fare e che possono, alcuni mi dicono, l'abbiamo fatto anche a casa, sai maestra, l'abbiamo ripetuto. Oppure mi dicevano ad un certo punto, è stato molto divertente, perché mi hanno detto, ah, lo so io che cosa, che letterina facciamo oggi, perché sono andata sul sito sabato e ho visto che tu l'avevi caricata. E Bene. quindi avevano l'anticipazione per gli altri che non erano andati a Insomma, fanno vedere. squadra attraverso il sito. Sì. Adesso volevo far vedere un'altra risorsa che non affrontiamo, ma è interessante. Questo è il sito della nostra classe. Rispondi a questo quiz. Come vedete, questo quiz non è altro che un modulo di Google sulla decolonizzazione. Chi sei? Scrivi il nome stampatello. Loro devono guardare il video e rispondere alle domande. Ogni domanda giusta o
prendono un punto, alla fine io non lo faccio, ma alla fine quando inviano la risposta, l'insegnante, cioè praticamente è un'interrogazione, l'insegnante sa già qual è il risultato e il punteggio che ha preso. La cosa interessante di questo modulo di Google è che il video l'abbiamo messo noi, l'abbiamo scelto noi, ma le domande le hanno scelte i ragazzi. Per cui loro si sono fermati a guardare il video, si sono scelti le domande e si sono scelti anche le risposte. Alla fine, questo l'ha fatto ognuno, poi noi abbiamo scelto le domande da fare. Questo alla fine le sapevano tutti, tutte, perché hanno disaggregato ciò che dovevano studiare e hanno riaggregato sul modulo. Questo non è altro che un modulo di Google. Non Sì. so, si può, faccio vedere, quando uno sbaglia, le metto a caso, eh. Quando uno sbaglia, si possono dire anche con delle risposte, guarda che dovresti guardare qua, dovresti guardare là, ma il bello è sia farlo, ecco, chi sei, scriviamo, noi abbiamo detto che dobbiamo scrivere prima il nome del cognome, perché ha bisogno di due parole, Ah, Pippo, ok. e poi il modulo di Google ci dà sia la risposta, che la tabulazione delle risposte. Ecco qua, ci dovrebbe dire benissimo, hai finito, visualizza il tuo punteggio, guardate, ecco, ha preso 4 punti su 10 e andando giù vede quelle giuste, quelle sbagliate e dove sono quelle sbagliate io avrei potuto dire guarda qual è la risposta giusta, guarda qual è la risposta sbagliata. Secondo me è una cosa eccezionale perché così possono fare molte, molte, molte cose. Adesso, dopo questa, ringrazio la Irene di questa sua Prego. spiegazione e Grazie. insieme a lei adesso spiegheremo come si fa il sito con Jimdo. Cancello i miei siti e i nostri siti perché Allora devo andiamo. rimanere qua. Sì, beh, lo facciamo assieme. Allora, adesso, questa è la piattaforma che abbiamo utilizzato. È una piattaforma gratuita, per quelle funzioni che ci servono, ne hai avuto bisogno Fantastico, c'è abbastanza. tutto, c'è tutto. Non c'è la Possiamo, pubblicità che scorre da non nessuna c'è la parte. pubblicità, non c'è tracciamento possiamo fare un'area riservata, possiamo fare un blog, possiamo caricare immagini, link esterni e se uno ha un Dropbox lo può sincronizzare. Oppure come noi, io preferisco Google Chrome, no scusate, la piattaforma di Google perché la piattaforma di Google permette un transito su se stessa anche di centinaia di click giornalieri, mentre Dropbox spesso te la blocca e ti blocca il sito a questo punto. Perché mentre si fa il sito c'è bisogno di una piattaforma. Allora, per fare un sito, aiutami, Irene, che creiamo il tuo Creiamo. sito. ACP, che stiamo finendo la batteria del portatile. Allora, bene. A questo punto vai avanti tu, Irene, o vado avanti No, io? vai, vai. Allora, non c'è altro da fare, inizia con il template che preferisci. Bene, per fare un sito bisogna, io potrei dire, registrati, Registrati. così ne facciamo uno nuovo. Devi dare il tuo indirizzo mail, allora io potrei dare questo, che conosco la password, mentre quell'altro non me la ricordo. La password di questo, anzi no, mi prendo questa, poi mi arriva la mail, no, è meglio prendo quest'altro. Allora, la password non è la password della mail, qua si mette la password per entrare nel sito. La chiamo prova. Ovvero devi dichiarare di non essere una macchinetta perché sennò, ecco, praticamente quando entrerò, per favore inserisci l'indirizzo mail valido. Qua serve l'indirizzo L'indirizzo mail. è valido, allora mettiamo questo. Ecco, è la password che ci serve per entrare nel sito a fare i cambiamenti. Abbiamo messo prova, prova. Bene. Allora, inizio subito. Ah, No. ho messo il nome del sito, ho messo mica fusillofrancesco.it, aspetta. Fusillo.francesco. Una mail devi mettere. Eccola là. Ok. Ok.
Ci siamo. Sì. Bene, noi dobbiamo chiamarlo nome del sito, appunto.gmail.com. Nome del sito lo chiameremo prova, Prova. prova, prova. Vediamo se la disponibilità di... No, qualcuno è stato più veloce te, veloce te. Prova, sito didattico. Prova, sito didattico. Esiste disponibilità? Bene, allora, prova Prova sito didattico. sito didattico .gmail.com .com. come password, prova, prova. Bene, Sì. ragazzi, incredibile, ma abbiamo già fatto il nostro sito. Eccolo qui. Adesso non facciamo altro che scegliere il template. Allora, cioè, praticamente questo che vedete quando mi sposto col mouse Sono e finestre. vado sopra gli oggetti, questi oggetti diventano attivi perché ho la disponibilità di modifica totale. Adesso io vado a modificare il template. Vedete, in questa barra di sinistra ho tutta una serie di controlli. Questa è la toolbar. Naturalmente, questo è lo scorrimento. E questo è il sito come si presenta adesso. No, io però questa qui non la scelgo, ne scelgo un altro più semplice intanto per cominciare. Quindi, Template aspetta, faccio più piano perché sennò design, che il design, significa il mio... l'aspetto, Bravo, l'aspetto. l'aspetto. Dico time template e qui mi vengono messi a disposizione vari template. Ora, qui in alto si vede il template, qui lo stile e qui lo sfondo. Questo è se lo voglio per PC, se lo voglio per smartphone oppure per tablet. Io adesso per questa prova e per questa spiegazione sceglierò Havana. Scelgo l'Havana perché è, non solo perché è il mio, ma perché è più facile da capire, perché siamo abituati a vedere i siti con la navigazione a sinistra e il contenuto a destra. Havana, eccolo qua. Un'immagine qui. Una navigazione qui, un contenuto di testo qui. E io gli dico salva e viva è salvato. Quindi penso che si sia L'aspetto è già pronto. capito che ho scelto Jimdo per la semplicità di realizzazione, in quanto l'utente non deve scrivere una riga di codice, deve semplicemente andare sopra col mouse a ciò che deve fare e questo oggetto diventerà attivo e io potrò, come si dice, metterci le mani. Adesso template l'ho scelto, chiudo questo ambiente e comincio a metterci le mani. No, vedete, qui è l'immagine che sta nel sito d'inizio. Questo salva. Questo qui è il titolo del sito. Se voglio metterlo, se non lo voglio mettere, non lo metto. Ricordatevi che quando uno scrive il titolo, questo occupa questo spazio qua, è già stabilito. Cioè, i template sono, come si può dire, delle scatoline, dei Sì, box sì, sì. ben già combinati, che non si possono modificare. Posso solo modificare il contenuto che ci va dentro. Certo. È stato chiaro? Sì. Benissimo. Boh, ecco qua, se scrivo sito didattico, Ti aiuto? sì, dai, Sito didattico, didattico. bene, ecco, questo è il titolo del sito e ce l'ho messo. Questa è la navigazione e se voglio, vedete, appena vado sopra posso aggiungere un contenuto, io clicco e vedo il tipo di contenuti che posso aggiungere, un titolo, un testo, una foto, un testo, una foto, un intervallo, una linea di separazione, una galleria di foto e quant'altro. Sì. Metto una linea di separazione perché si veda la differenza fra ciò che sta nel titolo e ciò che è il contenuto. Ecco, adesso cerco di andare giù, ma faccio fatica a vedere La barra la barra laterale. laterale. Allora, su consiglio dell'Irene, mettiamo una foto nel template dell'intestazione dell'immagine. Così vedete anche come si fa. Andando sopra l'oggetto che si vuole modificare, in questo caso l'immagine dell'intestazione, clicco e si va in navigazione nella ricerca di foto. Allora io posso andare in immagini, prendere questo o quello, ma siccome sul desktop ho preparato questa stretta e lunga, ritagliando il desktop che sta sotto di noi, gli dico apri e lui lo
combina al suo posto. Come vedete, adesso salva. Questa è la pagina Come si presenta inizialmente, insomma, ecco, il è la benvenuto. pagina come si presenta in questo momento scusate che ricombino là. Come si presenta la pagina del nostro sito che abbiamo appena fatto. Quindi la pagina avrà questa intestazione. Allora, io consiglio sempre quando si fa un sito di classe, verificare come viene fuori il sito, cioè cliccando anteprima, tasto destro, apri un'altra scheda, io vedo sia il sito sia come sarà finito, cioè senza possibilità di modificarlo. Quindi lo vedrò così: sito didattico, intestazione, questa è la navigazione. Adesso introduciamo altre pagine, ok? Spiegalo tu, Irene, come si inizia a ficcare dentro altre Oh pagine. mamma Date mia, un'occhiata qua, questa roba non mi serve. ecco, sì, posso cestinare quello che non mi Cestino, quello non mi serve, serve. il cestino. Questa conformazione di sito, questo template, a me piace perché la pubblicità ce l'ho tutta in fondo, non la vede nessuno, vedete? E sembra proprio un sito quasi, adesso vado a vedere se me l'ha sistemato. Anteprima, aspetto che si carichi, date un'occhiata, è sparito tutto quello che c'era. Solo Gimdo è qui in fondo. È molto discreto Gimdo rispetto ad altri sistemi Sì. che abbiamo provato. Per questo ci siamo soffermati su questa proposta. Torniamo all'editor. Quindi Esatto. adesso facciamo finta di scrivere, ne so, quello che ti pare. Modifica navigazione, vai avanti tu. Esatto. Allora, ad esempio, qui al posto di servizi, faccio vedere come ho scritto, Abbiamo altri insomma, 10 minuti, quindi dobbiamo. non lo so, italiano. Italiano, posso scrivere le varie scusate, italiano. Allora, la pagina, appunto, voglio che si veda, altrimenti si può fare anche in modo che la pagina non sia vista, se deve essere, insomma, una pagina non visibile a tutti. Ne posso aggiungere un altro, italiano, non so, ho scritto italiano, matematica e correggiamoci, dai. Italiano, italiano. Matematica e poi con un più, ecco come si fa ad aggiungere le pagine, molto semplicemente col più, oppure si creano delle sottopagine. Ecco, perfetto, Voglio che la facciamo una sottopagina sottopagina. di matematica sia esperimenti, non so, oppure non so cosa che facevate prima, Aritmetica. aritmetica o esercizi per casa, insomma, quello che Vabbè, volete, allora quella salva. sottopagina, Adesso salviamo. andiamo a vedere la pagina. Vedete, non c'è. Aggiorno la pagina e troverò italiano matematica. Clicco e ho le sottopagine. Matematica, aritmetica, c'è anche Sì. Sì. contattaci. Però adesso abbiamo visto come si modifica la navigazione, come si fa la sottopagina. Adesso vediamo come si mettono i contenuti. Questo Ah, facciamo sempre salva perché è lo buttiamo via. Sì, importante. allora, no, Ah, l'ha già l'abbiamo già salvato, salvato. ok. Questo non c'entra. Adesso siamo nella pagina home, è Home, importante vedere dove stiamo buttiamo lavorando. via tutto. Sì. Buttiamo via tutto, sì. Buttiamo via tutto, sì, ecco. E buttiamo via. Tutto, puliamo tutto e scegliamo di fare quello che vogliamo noi, che è Esatto, la quindi cosa adesso più andiamo in semplice di aggiungi tutte. contenuto Esatto. e questo è il testo. Questa è la foto, questo è il testo e una foto. Sì, Facciamo un esempio, che facciamo testa e scriviamo foto. qui, stiamo mandando questo lavoro ai colleghi di Taranto. Quindi nella home potremmo dire testo, dividere la pagina fra testo e immagini, esempio, Scrivo, scrivo. sì, esempio Esempio. di introduzione di testo e immagine. Quindi vedete, non c'è da fare niente di codice, testo e immagine. Sì. Corso. Coordinatori. Qui ci sono le funzioni di modifica del testo, quindi metto al centro, metto bold, cambio colore, Lo lo ingrandisco. ingrandisco, posso mettere un collegamento. Adesso ci Ecco. devo mettere Mettiamo un'immagine. la stessa immagine che ce l'abbiamo lì comoda, oppure non No, 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 so, dovrei carichiamo avercela. un'immagine che hai nelle cartelle immagini, qua con la freccina. Nella cartella immagini avevo una chiesa, mi Vediamo, sembrava vediamo, qualcosa. vediamo, se ancora open board, immagine tettonica.
Ecco, adesso ad esempio mettiamo l'immagine, io l'ho preparata un'immaginetta che non c'entra niente con tutto dunque desktop, tutto Oristano, eccola qua, è una locandina di una dispensa, ok, questa immagine è diventata parte del sito, la voglio però mettere. Aspetta, tutta a sinistra, quindi seleziono come si chiama, dallo schedario foto e gli dico vai a sinistra, in modo che ho il testo a destra e l'immagine a sinistra. Se voglio collegare qualcosa, Al tuo clicco, sito. cancella, clicco e qui metto, dov'è? Cancello, foto, qui, evidenziata come vedete a quattro bottoni, dal catenella posso mettere un link interno al sito o esterno al sito. Se per esempio questa qui voglio che sia collegata all'esterno, siccome io questa qui ce l'ho da qualche parte qui, vado a cercarmi il collegamento, formazione 16-17, Oristano è qua sotto. Eccolo qui che però non ci ho messo il collegamento. Beh, ci Beh, mettilo metto al tuo sito. copio collegamento, copio link, ho copiato un altro tanto per vedere. Ecco, metto il collegamento, incolla come testo. Ecco, adesso questa immagine è collegata, crea link. E si può fare anche con le parole, si Con le evidenziano le parole, parole, si crea il collegamento, qualsiasi cosa. qualsiasi cosa. È Esatto, una delle cose adesso più, insomma, più utili, più veloci anche a. aggiorno la pagina e vedrete che nella home ho messo un testo, un'immagine collegata, vedete c'è la manina, clicco, parte il collegamento, che non è quello che abbiamo detto, è un altro perché è il primo che ho trovato. Quello che conta è che io attraverso la sovrapposizione del mouse a un oggetto, come vedete, ho la possibilità di aggiungere testo, foto, immagini, galleria. Per esempio, se ho una galleria di immagini, cliccando qua, Ecco, per esempio, per la scuola trascino le immagini elementare, proprio. io le prime mesi ho soltanto fatto gallerie di immagini, come potete andare a vedere nel sito, sono tutti disegni che loro hanno fatto sui quaderni e loro io li fotografavo, ho fatto una galleria, non so, della A di ape con tutte le apine disegnate sui quaderni. Ho fatto una galleria di quello, ecco. Si trascina Cioè, qui. si trascinano lì, si portano dal telefono, si scaricano sul computer oppure, non so, li potete mettere in drive a seconda. Insomma, di come vi trovate meglio, ecco, ognuno sceglie la sua strategia. Volevo dire, una cosa da dire è che le foto del telefono sono spesso a 10-12 mega e Troppi. bene comprimerle per evitare di occupare tutto lo spazio del drive in 448. Volevo mostrare come si fa velocemente linea di separazione, quindi i contenuti basta un po', come dicono i ragazzini, smanettare e fare prove. Sì. Voglio far vedere come si mette un contenuto, ad esempio, foto l'abbiamo visto, è semplicemente un trascinare la foto dentro o cercarla, ma come si mette un video di YouTube, per esempio? Voglio mettere una video lezione. Metto video e qui dice inserisci il link al video. Se io, ad esempio, cerco su Una pagina YouTube, di YouTube. ecco, qua ce n'è uno di jazz, primo che ho trovato. Questo è il collegamento, non faccio altro che copiare il collegamento e dove siamo? Eccolo qui, inserisci il link al video, metto dentro il collegamento al centro, salva ed ecco che il mio sito è arricchito di un video. Eccolo qua, clicco e parte. Come vedete si porta dietro YouTube che l'ha generato. YouTube è contento perché così non gli abbiamo rubato i diritti. E lo posso anche un po' ridimensionare, vedete se voglio tenerlo più piccolo o più grande. Noi le video lezioni le mettiamo dentro così. E se voglio far partire il video in un certo punto, pensi che è il video di un'ora, 2 ore, così. Si può fare in questo modo.
Supponiamo che io voglio far partire il video, che ne so, di Ulisse Egizi. Là, trovo, ecco, questa è un'ora e mezza, ma non posso fargli vedere un'ora e mezza. Voglio farlo partire da qua, in modo che loro vedano il video che parte da qua. Vado in questo punto, copio l'indirizzo in corrispondenza del minuto che mi interessa, e una volta copiato posso dentro il sito mettere incolla. Eccolo qui, parterà al 3458 secondi dalla partenza. Salva. Quindi a casa i ragazzini potranno vedere il video partendo dal punto esatto che mi interessa loro vedano. Vedrete che il video non parte dall'inizio, ma parte dal punto che mi interessa. Quindi didatticamente questa operazione ha un suo valore. Abbiamo visto come si introduce il testo, come si introducono le immagini, come si cambia la navigazione. Adesso vediamo prima dell'ultimo minuto come si mettono le pagine riservate. Ah sì. Perché credo che sia abbastanza utile. Bisogna andare in impostazioni. In impostazioni, privacy e sicurezza. No, questa è la dichiarazione della privacy. Mettere il banner È all'inizio. importante, Sì, bisogna. area password. Cliccate area password. Vuoi lasciare comunque lasciare? Sì, ecco, qui si genera l'area password. Inserisci una nuova password. Un'area password ti dice nome, la chiamo così, nuova area password, e la password la chiamo prova. Olè. E dove voglio metterla? In una nuova pagina. Poi dopo però la metterò di primo livello, non subordinata. Salva. La tua modifica è salvata. Bene, chiudo il toolbar. Adesso vedete, modifica navigazione. Dov'è finita? Forse Forse bisogna riaggiornare la pagina. bisogna aggiornare la pagina. Allora, questa qui è la nuova pagina che chiameremo area protetta. Oh, Irene, ti ringrazio. Area protetta. La maestra salva. Adesso noi abbiamo questa area protetta che si porta con sé una password. Password. Allora, andiamo in anteprima, aggiorniamo la pagina e vedremo area protetta. Adesso clicco, mi chiede la password. La password è prova, Ce l'ha accesso, una volta sola, prova. è vuota. La password inserita non è corretta, Ce l'ha, era una prova volta sola. una volta sola. Ah, ok, vedete, attenzione, maiuscolo, accessibile, riproviamo di nuovo. Prova. Accesso. Ok, mi chiede se la voglio mantenere, gli dico aggiorna la password, questa è la pagina vuota. Sì. Come è la pagina vuota, per far vedere che siamo nella pagina giusta, mettiamo dentro un contenuto qualsiasi, aggiungi contenuto, ci mettiamo un testo. Come vedete anche il testo sembra un Word, la chiamiamo pagina vuota protetta. Salva. Bene, adesso io nell'anteprima della pagina dell'area protetta troverò pagina vuota protetta. Come vedete, non c'è niente da imparare di codice, semplicemente andando sopra. Questo sito è immediatamente visibile, non costa nulla ed è quello che avete visto realizzato in maniera molto più articolata dalle Irene, che ringrazio. Abbiamo finito questo webinar che è durato un'ora, speriamo di essere stati chiari. Sì, e spero appunto che qualcuno magari mi venga a trovare nei contatti, magari potete contattarmi se volete, mandarmi una mail oppure insomma, venite a visitarlo, ecco. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, Francesco Fusillo per il webinar del corso e buona visione.